la cornetta, Mondial Casa ti aspetta. Ma che c'entra? Ciao a tutti. Ciao e benvenuti. Oggi nella nostra cucina virtuale. Sì, certo, brava, come sempre, non lo dimentichi. Oggi un'altra ricetta con me, il cuoco in scatola. Che scatola di cuoco! Che rompe le scatole. Quindi oggi una simpatica ricetta da fare al microonde. Una ricetta, questa qua, la torta al microonde. 8 minuti, noi l'abbiamo nella versione alla vaniglia e al cioccolato. Allora, è finito? Sì. Il nostro cuoco in scatola ci preparerà la torta al cioccolato, io di fianco invece preparerò quella alla vaniglia senza farmi vedere, le cuoceremo insieme al microonde e poi vi diremo le nostre impressioni. Che ne pensi? Andiamo a preparare! Andiamo a preparare! Ciao a tutti e benvenuti qui a una nuova ricetta del cuoco in scatola! Evviva! Yeah! E quindi benvenuti, ben sintonizzati! Andiamo subito alla preparazione di fame! Sì, infatti abbiamo fame! Andiamo subito alla preparazione di queste due torte cameo da fare in microonde. 8 minuti, torta alla vaniglia e torta al cioccolato. Vediamo cosa ci serve per prepararle. Allora, abbiamo 20 g di burro, un uovo, il latte ci serve in due occasioni, uno per la bagna e uno per l'impasto. Allora, sono 100 ml per la bagna. Bravissima. E altre 150 per l'impasto. Bravissima. Eccolo qua. Poi ci serve una teglia piccola. Una teglia piccola che qua come dimensioni da 20x20 oppure tonda dal diametro di 24 cm. Noi non ce l'abbiamo, la usiamo un po' più grande. Ma chi se ne è? Eccola qua. Va bene, benissimo. Mentre Gabriele preparerà la torta 8 minuti al cioccolato, io senza che voi mi vediate preparerò la torta 8 minuti alla vaniglia, tanto il procedimento è lo stesso. E a noi interessa sapere soltanto qual è più buona, se ce n'è una più buona rispetto sì, a un'altra. Sì, bravo. Cosa c'è dentro la busta? 100.000 bustine. No, ce ne sono solamente due. Una grande. Allora, c'è questa piccola e questa grande. Questa grande sarà sicuramente l'impasto. E questa è per fare la bagna? Sì. O per fare pure? Dai, ga! In una tazza dobbiamo mescolare la miscela e 100, quindi della busta più piccola, e 100 ml di latte. Verso la polvere per la bagna nei 100 ml di latte. Mescolo e poi metto a microonde. All'incirca un minuto. Nel frattempo ti consiglio di mettere anche il burro, così si ammorbidisce. Va bene. Quindi adesso per un minuto mettiamo burro e bagna nel microonde. Ho versato 150 ml in una terrina. Di cosa? Di latte. Ah. 150 ml di latte li ho versati in una terrina. Ora verso il burro fuso, l'uovo. Papà, che cosa hai fatto però? E la miscela. Tutta quanta. Naturalmente vado a mescolare. Questa torta, dillo che può essere fatta anche nel forno normale, però non ha senso comprarla se la devi fare nel forno normale. Brava, l'hai detto tu. Perché già c'è quella cameo, i tempi certo, di cottura si allungano in maniera... Sono torte. Infatti. Quindi come cuocere? A microonde con grill per 6 minuti. A quanto? A 650 watt. Se non hai il grill invece a 750 watt per 6 minuti e controlla la cottura con uno stecchino. E quindi amici di Cuore NK andiamo in microonde. Ma che carina! Carissimi amici, vedete che bella? Non la tocco perché ancora sta, come dire, fumando. Eccola qua, invece sformiamola, che ne pensi? Sì, sformiamola. Proviamo a sformarla, leva le manine. Sì, sì. La sformo sul tagliere, voilà! Wow! Perfetta! Sforma anche abbastanza bene, così vediamo anche la cottura dall'altra parte. E così la bagna la mettiamo da questo lato che assorbe di più. Sì, perché non ha senso metterla sulla superficie. La superficie è compattata oramai. Certo, certo. Ok, metti la bagna. Mettiamo la bagna. Mettiamo la bagna dal centro verso l'esterno. Bravo, falla assorbire e metti l'altro cucchiaio anche sui bordi, su tutto. Ok, la nostra torta ha bevuto come una spugna tutti i 150 ml di bagna. Nel frattempo prepariamo quella alla vaniglia. 6 minuti in microonde, forza! 6 minuti senza grill a 7,50, col grill a 6,50.
E anche quella bianca è pronta. Adesso mettiamola accanto alla sorellina. Credo che questa cosa della bagna sia una furbata. La porterò anche alle mie torte al microonde, perché un difetto di tutte le cappe al microonde è che sono un po' gommosette. Tutte le preparazioni al microonde risultano alla fine un po' gommosette. E la questione della bagna, secondo me, risolve questo problema. Quindi prendetela e trasferitela alle vostre. E quindi non è per raffreddare la torta che si fa, no, la bagna, no? Anche perché la bagna è calda. In quella alla vaniglia c'è molta vaniglia nella bagna. Adesso la provo assaggio. Proviamola. Sarà anche buona. Prendi una forchetta. Prendiamo una forchetta. Intanto io lascio un pochettino stare in pace quella là. Tieni, assaggia tu prima. Forchettata. Ragazzi, è buona. È morbida. E la bagna sì, la mantiene morbida. Buona. Vero? Sì, sì. Dai, per 8 minuti di torta consigliata, lo potete comprare. Proviamo alla vaniglia. Interno. Bellina, quella alla vaniglia, posso? Mi dà un po' di spazio. Quella alla vaniglia è molto nuvoletta. Fai tu. Buona, molto più dolce di quella al cioccolato, vero? Uh-huh. Ed è calda, quindi da fredda sarà ancora più dolce. Però buonissime. E quindi, amici di Due Farina K, prodotto consigliato, provatelo e fateci sapere. Voto 8. Voto 8, come 8 senza minuti. Senza leggere gli ingredienti. Brava, come 8 minuti che servono per prepararla. Noi vi lasciamo le foto. Ciao! Ciao! Quindi dopo 8 minuti e dopo una votazione di quanti punti? Gli abbiamo dato 8 come gusto, però io devo fare devo dire delle cose. Ah, dite le cose. Allora, la torta a 8 minuti non ha neanche dei brutti ingredienti dal punto di vista qualitativo. Però, al primo posto negli ingredienti ha lo zucchero, seguito dalla farina 00, quindi amido di frumento, agenti lievitanti. Poi albume d'uovo in polvere, aroma naturale di vaniglia, concentrato di cartamo, bacche di vaniglia, estratte macinate e caroteni come colorante. La bagna invece ha aromi naturali di vaniglia, zucchero e bacche di vaniglia macinate, quindi come e anche quella al cioccolato come ingredienti è buona. Diciamo che uno zucchero in prima posizione mi spaventa, e mi spaventa ancora di più quelle 236 calorie per 90 grammi. Insomma, è una bomba calorica, state attenti, però il gusto è buono. Bene, e quindi mi raccomando, non lasciate commenti, ma io non ho il forno a microonde, come la faccio? Bene, ecco qua la risposta, anche se non avete il forno a microonde potete fare questa. Ma se volete fare in forno. Ma se volete fare una torta genuina in forno, questo fate così, prendete e buttatelo e fate una ricetta qui di Due Cuori una Cappa. Sì, magari le moon cake in tazza al microonde. Bravissima. Che sono più estemporanee, hanno molto meno zucchero e sono molto più buone. Volevi dire qualche altra cosa? Vorrei dire che è un pazzo e se qualcuno lavora alla Neuro può venirselo a prendere. Sì. Detto ciò, vi aspettiamo sempre sulla nostra pagina Facebook e sempre qui. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, fateci pubblicità, regalateci un pollice in su, noi vi manderemo un cuoco in scatola a cucinare per voi. Basta, vuoi dire qualcosa? Sì, solamente che 4-5 pollici in giù auguro una frattura del pollice. E quindi noi ci rivediamo presto sulle vostre tavole, ciao!